Ciao a tutti, sono Valentina, grazie a Nocciolino24 oggi vi racconterò la mia esperienza. Sono di Napoli, ho 23 anni. Nel 2009 ho deciso di partire per Londra, subito dopo il diploma del liceo, perché volevo cominciare l'università a Londra. Sono partita con soli 1000 euro, perché comunque non provengo da una famiglia ricca, e quindi ho lavorato e mi sono messa dei soldi da parte. Sono partita con un amico che è rimasto con me per una settimana, così avevo un po' un appoggio, diciamo, morale. La prima settimana poi lui se n'è andato. I motivi per cui sono partita ne sono tanti. Il mio sogno era diventare una regista, e all'inizio, quando diciamo stavo al liceo prima di cominciare l'ultimo anno, stavo pensando di andare a fare il DAMS a Bologna per fare cinema. Poi io, da quando avevo 15 anni, durante le estati lavoravo un mese, mi mettevo da parte dei soldi e poi mi facevo un mese a Londra, perché ero fissatissima, proprio mi piaceva tantissimo. Cioè, la mia famiglia non era molto d'accordo che me ne andassi da Napoli all'inizio, già Bologna era una grande cosa. Poi l'ultima estate, cioè proprio l'estate prima del mio ultimo anno al liceo, mi sono cambiato idea, ho pensato: no, non voglio andare a Bologna, me ne voglio andare via dall'Italia, non penso che ci siano possibilità per diventare una regista qui in Italia, non conosco nessuno nel campo, i miei genitori non hanno conoscenze, e decido di cominciare l'università a Londra. Vabbè, mio padre all'inizio non era d'accordo, però siccome per lui la cosa più importante è lo studio, io ho detto: guarda, se non sei d'accordo, io vado comunque a Londra, faccio la cameriera per tutta la vita, non mi lavorerò mai. Quindi ho preso la situazione in mano, perché lui ovviamente ha accettato, che voleva che io studiassi, e poi magari pian piano poi i genitori si rendono conto che hai fatto una scelta giusta. Quindi sono partita e ho passato 10 giorni in ostello, ho fatto amicizia, poi io sono una persona socievole, quindi pure se non... Io sono partita con zero conoscenza dell'inglese, perché al liceo ho fatto solo francese, e mi sono data da fare. In quei 10 giorni ho trovato casa, una casa con 8 italiani, e mi sono iscritta alla Callan School. Ci sono persone che si trovano bene e persone che non si trovano bene. Io personalmente sono trovata bene. La Callan come funziona? Gli insegnanti ti fanno una domanda velocemente e tu immediatamente devi rispondere, anche se non sai i verbi, non sai le parole, te le ambientate. Se tu non rispondi, loro comunque ti danno una mano. Allora, siccome non esisteva ancora Living on the Way, e per quanto riguarda le agenzie, siccome già ero venuta nelle stati precedenti, così sono quasi tutti pacchi, sono affidata a Gumtree, anche perché tramite le persone che ci sono persone che vivevano proprio nell'ostello. Osceno. Ho trovato questa casa di questa ragazza, querasta, così, italiana. Quando mi sono trasferita in questa casa a West London, non mi ricordo esattamente la fermata, però era zona 2, e pagavo pochi, cioè non troppo, perché condividevo la stanza con un altro ragazzo, un letto a castello, un tipo calabrese, vabbè. Però lui lavorava al ristorante, quindi non c'era quasi mai. Ho fatto amicizia con ragazzi nella casa, e nel frattempo facevo la Callan. Diciamo che il primo mese l'ho presa alla leggera, perché c'era tipo vacanza, finché i soldi non sono finiti. Il primo mese ho fatto grandi conoscenze, uscivo, variavo, finché non mi sono resa conto che dovevo trovare un lavoro. E siccome io, come barista cameriera, sono una frana, non avevo esperienza, però sinceramente veramente sono imbranata, non sono capace, ho trovato una famiglia che cercava una ragazza alla pari e mi sono buttata. Adesso, come al solito, io sono stata fortunata. Io mi sono trovata benissimo con questa famiglia, anche se ci sono ovviamente casi in cui delle ragazze hanno fatto ragazze alla pari e non si sono trovate bene. La famiglia era composta dalla madre italiana emiliana e lui londinese, e questi due bambini di 5 e 3 anni, che ovviamente parlano inglese, però con un accento inglese parlavano anche italiano. La mia giornata tipo era: la mattina scendevo, facevo colazione con loro, davo una mano, andavo a scuola,
la mattina, tutti i giorni, da lunedì a venerdì facevo 2 ore, perché poi sconsiglio di fare più di 2 ore perché è ripetitiva la Kanban, e alle 4 andavo a prendere i bambini a scuola, e poi dalle 8 poi ero libera, c'avevo le chiavi di casa, avevo la mia stanza con la suite. Era una casa modesta a Mileend, in East London, che io adoro, cioè per me Londra quasi è solo East London, perché però ci sono anche dei posti carini in West London, però io ormai avevo creato il mio giro lì a East London. Io preferisco l'est di Londra perché è molto artistica, molto underground, perché chi è di Napoli se la fa, che ne so, a Piazza del Gesù, a Testa, insomma è molto alternativa, c'è molta arte, molta musica, DJ, che a me, cioè un genere che a me piace, a livello di musica elettronica eccetera, per cui mi sono trovata benissimo a East London. Per quanto riguarda la lingua, la scuola, la Callan mi ha aiutato tanto. La famiglia, infatti io con il signore, diciamo il padre dei bambini, parlavo sempre inglese, mi aiutava, mi correggeva, io ho sempre detto correggetemi. Il segreto secondo me è non essere imbarazzati, cioè buttati, non ti fa il problema, il verbo così, cioè io la grammatica non la sapevo proprio. L'obiettivo finale in ogni caso sarebbe stato poi andare all'università, e per andare all'università nel Regno Unito devi fare un esame chiamato IELTS. L'IELTS è un esame abbastanza complicato, di solito chiedono un 6.5, un 7, e si paga l'esame. Capitato che mi sono fatta a sto giro di amicizie australiano e cercavo sempre di stare con loro, cioè mi allontanavo praticamente dagli italiani, loro facevano una cosa, che fate stasera? E loro apprezzavano il fatto che io mi sforzavo a parlare inglese, cioè loro non è che mi guardavano con occhio che si stavo parlando, no, assolutamente, loro mi correggevano, mi aiutavano, sarà che poi ovviamente si è creato un rapporto e tuttora stiamo ancora in contatto. Diciamo che alla fine del mio anno a Londra, per questioni personali, amore, mi sono trasferita in Irlanda del Nord, che per chi non lo sapesse fa parte del Regno Unito, e mi sono trasferita a Belfast. A Belfast quindi ho fatto l'esame, il famoso esame dell'IELTS, l'ho fatto lì e l'ho superato. Adesso, per quanto riguarda l'accesso all'università, c'è tutta una procedura che è abbastanza semplice. Attraverso il sito che si chiama UCAS devi fare un'application. Se non erro ti danno 5 possibilità, cioè 5 scelte di università e di corsi, e devi fare un personal statement, ovvero spiegare perché tu vuoi fare quei corsi lì, devi avere una referenza da un tuo professore. Io fortunatamente avevo una buona, diciamo, un buon rapporto con un professore del liceo e vabbè, l'ho tradotta io. Il diploma, ogni università poi ha i loro requisiti. A me, io siccome ho avuto 84, per cui andavo bene, cioè, insomma, di solito dall'80 in poi sta in questo periodo. Per cui tu ragazzo che vai al liceo e che pensi che il voto non serve a niente, se vuoi studiare all'estero ti serve, perché se pigli 60 nessuno ti considera. Infatti io mi sono ricreduta, meno male ho preso 84. Paghi una piccola tassa per mandare l'application, mi pare non più di 20 euro, 20 euro, una cosa del genere, 19 pound. E poi è tutto online, ogni tanto ti arriva un'email, se c'è qualche conferma ti possono accettare, ti possono non accettare. Io sono stata accettata a queste 5 università, però poi ho optato per quella là a Belfast, ormai abitavo a Belfast, e adesso mi manca un anno per laureare. Mi sto laureando in Communication, Advertising and Marketing, ed è un corso che a me piace tantissimo, nel senso che è molto pratico, allora studi di tutto, nel senso public relation, economia, advertising, è pratico perché abbiamo fatto una pubblicità, quindi abbiamo dovuto imparare a come si usa Final Cut Pro, come si usa una telecamera, ma la cosa più interessante, che io quando parlo con i miei amici dell'Italia loro rimangono sconvolti, è che all'interno del mio corso, il mio corso dura 4 anni, uno di questi 4 anni, ovvero il penultimo, devi fare uno stage che dura un anno.
uno stage che l'università ti dà un piccolo aiuto a trovare, però se te lo puoi trovare anche da sola, mi pagato o non pagato sta a te. Io ovviamente l'ho cercato e ho trovato qualcosa che mi pagava almeno per sopravvivere. Ma il mio corso ha moltissimi sviluppi lavorativi, nel senso che communication, advertising e marketing, puoi lavorare nelle pubbliche relazioni per delle aziende, puoi lavorare per un'azienda di pubblicità, quindi poi sta a te, diciamo, se vuoi fare la parte manageriale oppure vuoi fare la creative director di una advertising company, puoi lavorare nel mondo del marketing, come qui, cioè, devo dire la verità, è talmente, non dico infinito, però tantissime opportunità. È vero che io prima ho detto che io volevo fare la regista. Quando stavo a Londra mi sono resa conto che un po' era un sogno, nel senso che mi sono resa conto di come funzionava il mondo lavorativo, di quali, cioè, ho fatto una ricerca. E piuttosto che fare una scuola di cinema, che prima cosa erano private e non me lo sarei potuto permettere, seconda cosa ho pensato, ma quanto è realista questo sogno? Cioè, potrò mai diventare una famosa regista? Forse sì, forse no. Meglio che me la gioco su un campo che comunque a me piace, che è quello della comunicazione, che se poi voglio approfondire come fare, e così ho fatto durante, diciamo, questi anni, così come hobby, ogni tanto ho fatto degli short movies. Una cosa che io adoro di Londra è il fatto che mi si sono presentate delle opportunità incredibili, cioè, nel senso, quando io lavoravo con la famiglia ho fatto anche altre cose, cioè, insomma, non ho fatto l'anno di babysitting, ho conosciuto persone, mi sono ritrovata a lavorare in una radio, che per me era cioè, è stata una delle esperienze più belle della mia vita. Io avevo un programma tutto mio che si chiamava Rendezvous A, era una radio finanziata dalla comunità francese, perché io parlo francese, lo lasciamo stare, e ogni settimana, quindi, il mio programma andava in onda e dovevo andare in giro per diverse aree, diverse zone di Londra e intervistare persone riguardo quella particolare zona e quindi chiedere cose da fare, magari quel periodo particolare, se c'era qualcosa di interessante. Poi io tornavo a casa e mi facevo il montaggio con le voci, eccetera. Per me quello fu un'esperienza bellissima, tutti mi seguivano ogni giorno. E tu adesso ti chiedi come ti sei regolata col tempo. Io la sera andavo a dormire tardissimo, cioè la notte dopo le 8, magari a posto di uscire mi facevo i montaggi con le voci, andavo durante il weekend, cercavo di fare quante più zone possibili, mi pagavano appena le spese di trasporto, però talmente che, cioè, per me già era, il mio curriculum si stava arricchendo prima ancora che io avessi cominciato l'università. E per me Londra, questa è una serie di opportunità incredibili. Dopo la radio ho conosciuto altre persone e mi sono ritrovata a lavorare per un'etichetta discografica, non famosa, diciamo locale, però pure quella mi ha aiutato tantissimo da curriculum. Prenotavo i locali per i cantanti emergenti, contattavo le radio, insomma, anche quella è stata un'esperienza molto bella. Mi sono ritrovata a fare la modella per i capelli, mi hanno rasato mezza testa. Insomma, Londra è il posto in cui tu puoi sempre trovare tantissime opportunità quando meno te l'aspetti, e specialmente se sei una persona spigliata che non si attacca al fatto, cioè che si sa arrangiare, prima cosa, che non pensa solo alle apparenze, ma che pensa a crearsi il proprio futuro. Perché io in Italia non ho niente, cioè non avevo nulla, io il mio futuro volevo crearmelo da sola. Un consiglio che voglio dare alle persone che sono indecise: prima cosa, questa esperienza di vivere all'estero non fa per tutti, cioè solo per alcune persone, devo dire la verità, non tutti lo possono fare, ma proprio spiritualmente. Questa esperienza fa per le persone che credono in se stessi, che magari non hanno tanto appoggio in Italia, del genitore, insomma, perché se sei da solo, sei tu e le tue forze, vai all'estero, credi in te stesso, dici io sono un mostro, posso arrivare dove voglio io, con poche lire, con pochi euro ce la posso fare, ce la
la potrai fare, perché io così ho fatto, io sono partita con pochi soldi, poche, diciamo, poche possibilità, però ho sempre detto io sono capace, questa cosa la posso fare, e così è stata, l'ho fatta. Se tu ti scoraggi perché il cibo non è buono, perché il tempo è brutto, tornatene, perché non fa per te, non fa per te, perché se vuoi raggiungere degli obiettivi veri, ma che te ne fotte a te che la pizza non è buona o che piove ogni giorno, vuoi pensare al tuo futuro? Fai sacrificio, il sacrificio ti ripaga. Cioè, io sono cresciuta, mio padre mi ha sempre detto ti devi sacrificare, devi studiare, ti devi sacrificare, non puoi uscire tutti i giorni. Si può variare, cioè vatti a fare la vacanza e poi torna a casa, specialmente se hai le possibilità a Napoli, ma che tu fai fare? Perché devi andare a Londra? Il consiglio più importante è partire con una determinata mentalità, ovvero essere determinati, confident, credere in te stesso, e non ti scoraggiare mai, perché anche io ho fatto cioè non è che io facevo le interview e riuscivo subito ad avere un lavoro, no, ho avuto molti declined, cioè come si dice, rifiuti, non mi hanno presa degli stage, dei lavori, però ho lavorato sempre, ce la fai, arriverà il tuo momento. Se ti scoraggi, no, cioè non ti scoraggiare mai, altrimenti poi non vai avanti. Ci sono, per carità, io non so, cioè non sono superwoman, ci sono momenti in cui sei giù, ci saranno momenti che ti mancano gli amici, che ti manca la famiglia, troverai amori che iniziano, che finiscono, a cui tu crederai che quello sarà la persona della tua vita, poi ti lascia, non te ne ha fotto, ricordati sempre perché sei partito. Voglio dire, io ho 23 anni, la vita è lunga, ho conosciuto persone più, diciamo, più vecchie di me, diciamo sui 28 anni, sui 30, anche tu, cioè se hai studiato qua e non ce la fai più, vai via, cioè non è detto che, perché molte persone mi dicono hai fatto bene, tu a 18 anni te ne sei andato, ho capito, però non è che la tua vita è finita, ce la puoi fare anche tu, cioè voglio dire tutto è possibile, niente non è possibile, just do it. Ciao ragazzi, lei è Federica, è stata assistente alle riprese. Ultimo consiglio da parte mia, non si è mai vecchio, ma ha fatto sentire vecchio quando ha detto ho fatto dei 28 anni. Just do it. Anche lei può darsi un consiglio. Ciao.